Ciao a tutti ragazzi, allora come l'ultimo video mi rivedete di nuovo all'esterno, sì lo so comunque è una settimana che non giro video, mi dispiace, ma durante la settimana veramente ho troppi compiti, troppe cose a cui pensare e non ce la faccio, invece il sabato tranquillo anche se devo andare a danza tra un po'. Mi dovrei preparare. Allora, in questo video mi vedete di nuovo all'esterno perché in questo modo la luce è migliore. Approfitto di queste giornate in modo che mi vediate meglio. Allora, in questo video vi volevo parlare della cura dei capelli. Allora, volevo fare una premessa. Intanto io volevo dire che io utilizzo totalmente prodotti naturali per i capelli. Ho iniziato a utilizzarli più o meno un anno fa. All'inizio è stato difficile perché erano un pochino più secchi di prima, perché dovevano un po' disintossicarsi dai siliconi, ero sempre abituata a questi siliconi. Invece adesso non hanno a questa parte, bene o male, tendo ad utilizzare tutti i prodotti naturali, soprattutto non siliconici e non diciamo con dentro paraffina, però vabbè, di solito i balsami sono per lo più siliconici. E adesso utilizzo solo prodotti naturali totalmente e i capelli adesso, sui miei capelli riesco a vedere i benefici, infatti sono più forti, più sani. Gabbiani e mi si sporcano molto più raramente, quindi se avete i capelli grassi io ve lo consiglio il passaggio ai prodotti più naturali, perché davvero i capelli sono meno grassi, dura di più il lavaggio, cioè dura, a me dura quasi 4 giorni, una volta già il terzo giorno c'hanno schifo, ora bene o male il terzo giorno ci posso andare in giro tranquillamente, quindi ve lo consiglio. E per me quindi è stato un po' duro all'inizio, ma ne vale totalmente la pena. Allora, io come avete visto nei vecchi video ho tagliato i capelli, ho fatto questa mattata, direi, dei miei amici, di tagliarmi i capelli fino a qua, un anno e mezzo fa. Prima avevo dei capelli bellissimi, lunghi, prima quando ero piccola fino al sedere, adesso mi arrivano qua, più o meno, però stanno ricrescendo, bravo, e anche abbastanza velocemente. E quindi, diciamo, ho potuto ricominciare da capo a non avere più doppie punte, i capelli totalmente sani, perché ho tagliato un pezzo così, per cui non c'erano doppie punte, e adesso i miei capelli sono totalmente sani, li taglio ogni 4-5 mesi e stanno tranquillamente, c'è qualche doppia punta ma non sono per niente rovinati. Allora, prima di tutto vi faccio vedere lo shampoo e il balsamo che uso, già citati entrambi nel mio canale migliaia di volte. Allora, lo shampoo che uso è questo qui della Santé, che è uno shampoo totalmente biologico, alla rosa. Ah, intanto, allora, come vi dico sempre, ha un odore fenomenale, se vi piace l'odore di rosa, però quella proprio forte, non quella un po', insomma, chimica, no, proprio rosa, una rosa bella intensa, questo qui è perfetto, è buonissimo, non appesantisce i capelli, li lava benissimo, fa comunque schiuma essendo anche naturale, perché odio quei prodotti naturali che non fanno schiuma, perché mi devo sentirlo comunque la schiuma sui capelli, altrimenti non mi sembra di lavarli. Questo non fa tanta, ne fa abbastanza, è ottimo, e con questi i capelli mi durano puliti anche 4 giorni, sono arrivata a tenerli puliti anche 4 giorni, il che è veramente fantastico, cioè è una svolta, e lo adoro, veramente, lo utilizzo continuamente. I prezzi non sono bassissimi di questi prodotti naturali, io li trovo in erboristeria sotto casa, e questo lo pago sui 10-12 euro, il balsamo invece lo pago, mi sembra, sui 16 euro, il balsamo che utilizzo è questo qui della Biofficina Toscana, il balsamo concentrato attivo, ha l'olio di oliva bio e le proteine vegetali del fagiolo baccello, davvero, già ve ne avevo parlato, è stata una scoperta anche questo balsamo, perché unisce, diciamo, le proprietà di un balsamo siliconico a un prodotto totalmente naturale, quindi sui capelli non sono appesantiti, però sono morbidi, lisci, districati. Se avete dei capelli che non si pettinano facilmente, davvero, cioè, si pettinano molto più semplicemente, vabbè, sono molto più facili da pettinare. Ottimo, sì, il prezzo è un po' alto, però non ne bisogna utilizzare tantissimo. Come vi avevo già detto, comunque grazie alla ragazza che mi ha dato il consiglio di levare questo, ci sono riuscita e l'ultimo l'ho finito totalmente. Ha il tappino così, con l'erogatore molto piccino, quindi non esce una grande quantità di prodotto e non ne serve neanche tantissimo. Io questo qui ce l'ho da quasi un mese, cioè neanche sono a metà. Ottimo, non appesantisce, ristreca i capelli, li nutre, comunque li nutre tanto, mi piace davvero tantissimo. Poi un altro prodotto che utilizzo per i capelli, che anche di questo vi avevo già parlato, è la crema della Fito. Io ho la Fito 7, non la Fito 9, anche se per sbaglio l'ho presa, cioè in realtà la Fito 9 è più ricca. Questa qui è per i capelli un po' meno disidratati, ma comunque disidratati, e in realtà poi proverò probabilmente con l'arrivo dell'estate la Fito 9. Questa qui è una crema che è come una crema per il viso, dovete applicare due volte, cioè in realtà una volta al giorno, tutte le mattine sui capelli. Io non la utilizzo tutti i giorni, la utilizzo un giorno sì e un giorno no,
Però praticamente perché io mi lavo i capelli la sera, quindi quel giorno la mattina non li metto e la metto sui capelli un po' umidi, perché non li faccio asciugare, non li asciugo quasi mai col phon. Comunque cerco di non asciugarli col phon e la metto in quei giorni, poi il giorno dopo lo salto, il giorno dopo ancora la rimetto di mattina. E quindi mi piace tantissimo, idrata molto i capelli, li lascia morbidi, sani, lucenti. Anche questo shampoo lascia i capelli di una lucentezza incredibile ed è buonissima. Anche questo è totalmente naturale, comunque totalmente, ha un inci buonissimo, la fito ha tutte cose più o meno naturali. Non ne sono certa per questo che sto dicendo più o meno, ma potrebbe anche essere totalmente naturale. Ed è davvero davvero buona, ve la consiglio se avete i capelli un tantino disidratati. Ottima, in seguito voglio provare appunto la 9 e vediamo come mi ci trovo. Sempre della Fito, vi volevo consigliare il loro integratore, che è questo qui per capelli e unghie. Questo qui non è il mio, questo qui è quello di mia mamma perché il mio l'ho finito. Che contiene le vitamine B2, B5, B6, B8, CE, olio di borragine e zinco. Praticamente è fatto in questo modo: avete la boccetta e la boccetta contiene tutte queste pasticchette marroni. Ha un odore orrido, orrido, cioè orrido è poco. Fa schifissimo, se lo dovete utilizzare tappatevi il naso e si prendono due pasticche ogni mattina. Io l'ho utilizzato, ora ho smesso, l'ho utilizzato per circa 3 mesi. I capelli mi stanno crescendo tantissimo. Le unghie in realtà non ho visto tanti, diciamo, tanti evoluzioni, però nell'ultima settimana il bianco, però vabbè, dopo 3 mesi, il bianco era molto molto più intenso, la parte bianca, la lunetta, molto bianco. Mi ci sono trovata bene, soprattutto per quanto riguarda i capelli, veramente buono. Sono 90 capsule, questo non ve lo so dire il prezzo. E comunque la crema è sui 15 euro se non mi sbaglio. Questo non me lo so dire, anche questo l'ho trovato in farmacia. E, ottimo, se dovete prendere un integratore, questo fa solo un po' schifo, quindi quando lo mettete in bocca, magari tappatevi il naso, mettete sotto la lingua le due pasticche e poi ingoiate velocemente, perché sennò morite. Poi, altro prodotto che usi, cioè un'altra cosa che consiglio da fare per i capelli è quella di fare almeno una volta ogni 2-3 settimane, io ovviamente non ho questa coerenza, questa costanza, una bella maschera idratante. Potete comprare sia le maschere, c'è anche questa qui della Biofficina Toscana, uguale al balsamo, oppure potete crearvela voi in casa con gli oli vari. Un prodotto che vi consiglio per i capelli è il burro di karité. Io ce l'ho da più o meno un annetto, infatti devo finirlo altrimenti scade. Questo qui dei provenzali, ha un odore buonissimo, lo utilizzo per tantissime cose, tra l'altro lo utilizzo anche per i capelli, io quindi lo sciolgo nel microonde o insomma sul fornelletto, sul fornello e faccio questo impacco nutriente per i capelli, non lo faccio spessissimo appunto perché non c'ho mai tempo, però ve lo consiglio, li nutre tantissimo, dopo sciacquatelo bene perché comunque è abbastanza burroso e pesante. Poi, altra cosa per i capelli che ho iniziato ad utilizzare da un po' e lo sapete già, è questa spazzolina della Tech. Io ho questa qui che è quella piccina perché hanno un prezzo esagerato, questa costa 16 euro, e comunque i capelli più o meno corti ed è fattibile. Davvero, questa ve la consiglio, fa un massaggio sulla cute ottimo e come si dice, va a stimolare tutti i bulbi capilliferi e anche sui capelli non strappa i capelli, se la usate ovviamente non è che dovete ucciderli, però con calma, non strappa i capelli perché è fatta totalmente in legno e è ottima, non strappa i capelli, fa il massaggio sulla cute, non li elettrifica, elettricizza come si dice, non li fa diventare elettrici. Buona, lo so che il prezzo è alto, però comunque questa piccolina a me basta, per cui va bene. Anche comoda da portare in strani rumori in viaggio. Davvero buona. Intanto, gli ultimi consigli che vi do sui capelli, per i capelli, se volete comunque dei capelli sani, forti e che non siano pieni di doppie punte, che non siano secchi, che non siano ispidi, vi consiglio assolutamente di, non di levare totalmente dalla vostra vita piastre, ferri. Io l'ho levato totalmente, è più di un anno e mezzo che penso non utilizzo un ferro. Cioè, sì, penso tipo da giugno 2010. O 2001, no, 2011, levateli totalmente, vi bruciano i capelli, non sono necessari e se avete i capelli ricci, buon per voi perché sono belli, non state a piastrarveli, io la mia adolescenza, vecchia adolescenza, ancora sono in adolescenza, però insomma ai 13 anni me li piastravo sempre rovinati tantissimo. Vi consiglio di utilizzare per esempio cose alternative, metodi alternativi, il metodo della fascia comunissimo, tanti altri metodi e se no potete utilizzare questi sono tipo dei bigodini che io metto ogni tanto la notte, sono
sono caduti, sono morbidi fuori ma dentro tengono, hanno il fil di ferro e praticamente voi ci avvolgete i capelli e poi lo chiudete, io ci dormo tranquillamente, un po' scomodo però va bene, e questo vi permette di non rovinare i capelli e allo stesso tempo svegliarvi e avere magari dei bei boccoli. Poi io non ne ho tanto bisogno perché, come vedete pure oggi, se io non li asciugo i capelli e non li pettino, se li pettino diventano lisci, se non li pettino non rimangono boccolosi, quindi una svolta. E anche altre cose vi consiglio, se i gabbiani mi fanno parlare, lo so, vicino al Tevere ci stanno, non ci possiamo far nulla. Altre cose che vi consiglio assolutamente è quella di, soprattutto nel periodo più caldo, di non utilizzare il phon. Perché utilizzando il phon comunque i capelli, poi mia madre, perché io devo sempre lottare contro mia madre che mi vuole sempre asciugare i capelli e dice prendi freddo e mi mette il phon a questa vicinanza dai capelli e quindi mi brucia. Lei non lo vuole capire, però vabbè, quindi adesso sto diventando più forte, non me li faccio asciugare e quindi vado a letto con i capelli un po' bagnati e mi sveglio così e quindi niente ragazzi, questo è tutto quello che vi volevo dire sulla cura dei capelli. Spero che il video vi sia stato utile, più che sia interessante, soprattutto utile, perché comunque vi consiglio tutti i prodotti buonissimi con cui io mi sono trovata veramente da Dio. Veramente. E ora niente, vi lascio perché devo andarmi a fare la cipolla a proposito dei capelli e andare a danza a fare le prove del saggio. E vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!